Ciao bestioline, oggi nuovo video e andiamo insieme a pulire il forno senza utilizzare prodotti particolari e molto aggressivi, ma utilizzeremo semplicemente acqua tiepida, bicarbonato e aceto. Io direi di iniziare subito perché per fare questo video ho evitato di pulire il forno con la mia solita frequenza, quindi mi fa abbastanza schifo. Direi di iniziare subito con il bicarbonato, poi la mia spugna imbevuta con l'acqua tiepida e andiamo a tamponare bene, andiamo a spargere il nostro bicarbonato su tutta la superficie da detergere. Eccoci qui, ho lasciato agire circa 2 minuti. A questo punto ho messo dell'aceto normalissimo, quello da cucina, all'interno di questo mini spruzzino e vado a spruzzare. Non so se vedete che comunque sfrigola. Vediamo, vedete le bollicine. L'aceto sta facendo reazione con il bicarbonato. Adesso aspetto altri 2 minuti, dopodiché vado semplicemente a risciacquare il tutto. Eccoci qua, a questo punto semplicemente vado a passare la spugna. Vediamo. Utilizzerò della carta perché sennò non vedete assolutamente niente. Eccoci qua, come vedete è perfettamente pulito e non avete neanche bisogno di risciacquare. Adesso finisco di pulire e ci vediamo tra poco. Eccoci qua, in 5 minuti forno totalmente pulito e sgrassato. Con praticamente niente perché non ho comprato nessun detersivo per non so quei 50 grammi di bicarbonato e quei 10 ml di aceto che ho utilizzato, non so calcolare. Non ho inquinato, non ho necessità di risciacquare il tutto. L'unico problema in questo caso è del mio forno perché il doppio vetro, come potete vedere, questa macchia non è qui dove sto toccando io, ma tra un vetro e l'altro, e non so assolutamente come poter fare per smontare il vetro interno. Quindi per il momento rimarrà così, poi vedrò di ingegnarmi perché proprio non riesco a capire come fare a smontare e sinceramente ho paura di spaccare il vetro. Anche l'interno, come vedete, è stato pulito e igienizzato. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!